Come procediamo oggi? Allora, prima di tutto disegniamo il funnel. Andremo dentro un programma che io utilizzo che si chiama Jeru. Esistono diversi, Funnelytics e Jeru. Recentemente mi sono spostato su Jeru e poi ti farò vedere perché. E all'interno andiamo proprio a disegnare il funnel. Quindi creiamo tutti gli asset e dagli asset andremo poi a capire come svilupparlo. Perché se non abbiamo una mappa non arriviamo al tesoro. E il tesoro è la nostra conversione, è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Dobbiamo appunto individuare tutti gli asset una volta disegnato, quindi i tag, le liste, le pagine, i form, le email, le sequenze, gli automatismi, tutto quello che fa parte del funnel verrà individuato, inteso come gli daremo un nome, un numero e dovremo andare a inserirli all'interno del funnel stesso. Avremo anche un sistema per controllare se ci siamo dimenticati qualcosa o nel caso in cui vorremmo migliorarlo nel tempo, andremo anche a svilupparlo. Ti ricordo che se hai domande riguardo a tutto quello che sto dicendo, scrivile nei commenti, io poi rispondo appena finito la spiegazione. A questo punto abbiamo gli asset e li andiamo a creare. Torniamo in Kartra e in Kartra andiamo a creare gli asset veri e propri, ma andremo molto più velocemente sapendo cosa fare. Dovremo pubblicarli poi tutti gli asset, per cui quello che farò sarà poi disponibile. Sì, perché con l'occasione di questo funnel, io creerò un funnel per un'attività che a me interessa, ok? Salviamo tutto in una campagna e questo ci permetterà anche di clonarla per modificare i contenuti nel tempo, ok? Per cui a questo punto procediamo. Esco da qua, vado in Jeru. Jeru è questa piattaforma online che permette di creare appunto degli asset, dove io mi posiziono in questo, diciamo, a metà dello schermo e inizio a dire: ok, allora io devo creare una pagina di opt-in. Io farò un funnel per acquisire contatti, ok? Quindi creerò una pagina di opt-in. Dopo la pagina di opt-in dovrò inserire una pagina di ringraziamento che sono collegate, ok? Nel momento in cui le persone lasciano i dati all'interno del form, riceveranno una mail, ok? Quindi le persone ricevono una mail in automatico quando lasciano i loro dati, ma inoltre, oltre che a lasciare la mail, oltre che a lasciare i dati, saranno anche, come dire, taggati. Verranno taggati per essere riconosciuti come, ecco qua, ok, per aver fatto una determinata azione. Quindi quando vanno sulla pagina di ringraziamento, io gli darò anche un tag e oltre che un tag, li inserirò anche in una lista. Lo metto allineato, io sono un po' malato, per cui un tag che fa parte all'interno della lista. Mettiamo il caso che poi le persone non aprano la mail direttamente, io dirò aspetta un giorno e inviala di nuovo la mail. Se non la aprono di nuovo, aspetta un giorno e inviala di nuovo. Diciamo che provo per 3 volte a inviare la mail, non provo oltre le 3 volte. Quindi fanno opt-in, vanno sulla pagina di ringraziamento, ricevono il tag, vengono aggiunti nella lista, ricevono la mail. Se, qui cancello i collegamenti perché, se non aprono la mail, aspetto un giorno e gli mando la seconda mail. Se non aprono la mail, aspetto un giorno e gli mando l'altra mail. Nel caso in cui invece loro aprano la mail, io li manderò in una pagina, diciamo, dove c'è il contenuto. Una pagina dove c'è il contenuto. Questo contenuto lo metto un po' più in basso. Perché loro ci arriveranno direttamente se aprono la mail alla prima volta, oppure se la aprono alla seconda, oppure se la aprono alla terza. Ah, qui l'ho mandato direttamente a yes. Ok, perché questo? Perché a questo punto, quando hanno scaricato il documento, gli aggiungerò anche un altro tag. Perché uno, il primo tag era perché avevano fatto opt-in, ma hanno lasciato i dati.
Il secondo tag glielo mando perché hanno fatto download, hanno scaricato il documento, le buche che io gli ho creato. A questo punto, se hanno scaricato il documento, io potrei inserirli, anzi li inserirò all'interno di una sequenza email. Ok? Perché la sequenza email? Perché io vorrò fare in modo di nutrire la loro attenzione, nutrire le loro informazioni. Quindi diminuisco un po' la visualizzazione e a questo punto io vorrò dare un riferimento di una mail, mettiamo poi il secondo giorno, un'altra mail, diciamo quattro contenuti, poi gli diamo il nome, un altro giorno. Un'altra mail, un altro giorno, ops qua, un'altra mail. Ma qual è la conversione? Perché in una logica di un funnel, come dice il nome appunto funnel imbuto, io devo avere un obiettivo. Ma perché io li sto nutrendo questi contatti? Perché sto cercando di fargli leggere i miei contenuti, le mie mail, perché voglio che questi, aspetta che questo lo tolgo, ho toccato, si è attivato, quindi quando le persone sono in un tag, io posso utilizzare questo come punto di riferimento, mettiamo una call to action, ok, tutti quelli che hanno ricevuto questo tag, da qua io li mando a questa sequenza email, perché questa è il 100%, quindi ho ragionato per mandare le persone alla prima mail. Diciamo che le persone aprono le mail direttamente, perché se non l'aprissero io potrei creare anche degli split, ma in questo caso io sto mandando una sequenza quasi come se fosse un autorisponditore, una sequenza semplice, dove all'interno delle mail io magari farò riferimento al contenuto che loro hanno scaricato, perché loro qui hanno fatto download di un contenuto per cui avevano lasciato la mail inizialmente. Ci siamo? Spero che sia tutto chiaro fino a qua. E quando sono arrivati a questo punto, io avrò cercato di fissare un appuntamento. Perché fissare un appuntamento? Perché il mio obiettivo della sequenza email, che è un po' quello della campagna acchiappacontatti per capirci, è quello di arrivare a fissare una call, perché tramite la call io riuscirò a presentare i miei servizi. Per cui ogni mail cercherà di convertire all'interno del calendario, ok? Dovrà cercare di convertirla al calendario. Ma a questo punto, se le persone fissano un appuntamento, cioè quindi se fissano un appuntamento, io dovrò creare anche una pagina di successo per ringraziarle dell'appuntamento preso, ok? E cos'altro dovrò fare? Beh, devo registrare il loro comportamento, giusto? Perché io registro tutti i comportamenti e registrando il comportamento andrò a inserire queste persone. Andrò a inserirle in, anzi, non le metto qua, ma quando, no, era giusto là, ok. Lo cancello e lo rimetto, vediamo un po'. Ok, gli aggiungo un tag e li metto anche in una lista. Perché io gli aggiungo un tag e li metto in una lista? Gli aggiungo un tag e li metto in una lista perché questa che sto offrendo, ad esempio, potrebbe essere una prima call gratuita. Se questa è una prima call gratuita, significa che io devo eventualmente avere un'alternativa. Cioè, se ad esempio io voglio che le persone acquistino la mia call, devo aggiungere un prodotto. Ok, aggiungi un prodotto, questo lo chiamo consulenza a pagamento. È una
Consulenza, il prodotto costa 100 euro una volta sola, diciamo che nessuno richiede i soldi indietro e il mio tempo vale 50 euro l'ora e lo vendo a 100 euro l'ora, 100 dollari qui lo mette. Ok, allora a questo punto io ho creato un prodotto, metto qui una sales page. Che cos'è una sales page? Cioè è una pagina di vendita, come dice il nome. Ma perché ho creato una sales page? Perché io qui posso mettere mettiamo una conversione, call to action, mettiamo, giusto per dare un'alternativa, perché io posso andare a dire qui che, anzi la metto sotto, seleziono il riquadro, non mi permette di selezionarlo, peccato, lo mando a mano, manina. Mettiamo così e questo lo porto qua. Cosa sto facendo? Io sto dicendo all'ideazione del mio funnel che una parte io li mando alla call gratuita, ma una parte io potrei indirizzarli altrove. Per cui se una persona ha già chiesto la call gratuita, io non gli permetterò di chiederla nuovamente, ma gli proporrò di acquistare una call a pagamento. Perché in questo caso, altrimenti, se io do sempre call gratuita, non ho più modo di vendere consulenze. Riempio il mio calendario di richiesta di call gratuita e non le vendo più. Ma in questo caso, cosa mi determina se una persona l'ha acquistata o già l'ha fatta o meno? Il fatto che quando io ho dato la call, attribuisco un tag, quindi se una persona ha già richiesto la call, io gli metterò già il tag e se c'è una condizione di tag già esistente, io farò un redirect sulla pagina che lo manderà altrove. Ok? Per cui, per capirci, noi abbiamo creato un funnel dove abbiamo una pagina, le persone che accettano di scaricare il documento di questa pagina ricevono una mail, una serie di piccoli di 3 email. Nel caso in cui la mail viene aperta la prima volta e vanno direttamente alla pagina del download, io creerò la sequenza, io gli dirò la sequenza. Per cui a questo punto, anzi, il criterio è che se non hanno il tag, continuano a ricevere le mail. Se invece hanno il tag, vengono mandati altrove. Ci siamo? A questo punto, quando diciamo, finisce la sequenza di invio di queste 3 email, quando hanno il tag. Quando hanno il tag, io faccio partire, perché parte dal tag, un'altra sequenza, diciamo di 4 email, una ogni giorno, per proporgli di fissare una call. Se il mio documento è stato interessante, io propongo di fissare una call. Se loro fissano una call, gli do il tag di call fissata, li metto in una lista e lo ringrazio per l'appuntamento. A quel punto io mi sentirò poi al momento necessario con la persona. Nel caso in cui però loro hanno già fissato una call in precedenza di questo tipo, quindi quelle call gratuite, io lo reindirizzo ad una pagina, la pagina che gli permetterà di richiedere la call a pagamento. Quindi di pagare direttamente per la call. Questo è il funnel, questo è il progetto, questo è il progetto per cui chiaramente noi co di cosa abbiamo bisogno? In questo processo noi abbiamo bisogno di, vediamo un pochino, incartati 4 giugno, la to-do list, edit name. Allora no, diamo i nomi agli oggetti così è più semplice. Quindi questa qui la chiamiamo pagina opt-in. Questa la chiamiamo grazie opt-in. Tutto chiaro fino ad ora? Se avete domande su qualsiasi cosa, anche su quello che è lo strumento, quindi ok, opt-in, la persona ha fatto l'opt-in, la lista la chiamo ok, opt-in, come a confermare. Bene, io non vedo domande, per cui continuo liscio per come sto andando. Qui metto opt-in una mail, prima mail.
avanti e metto opt-in seconda mail. E così via. Intanto iniziamo con questo. Allora, io dovrò considerare che all'interno della pagina ci sarà anche un form, per cui io qui devo creare anche il form volendo. Aggiungo una nota. Qui metto ogni landing page contiene un form. Form, vabbè, tanto ci siamo capiti. Serve a me per capirlo. Quanti asset abbiamo? Abbiamo una pagina. Ops. Abbiamo una pagina, due pagine, tre pagine, quattro pagine, cinque pagine, sei pagine. E questo la vendita possiamo anche farlo con il pop-up. Quindi abbiamo sei pagine. Io me lo scrivo perché poi le andiamo a fare. Speriamo di fare in tempo. Parte delle cose sono già pronte, le ho preparate, in parte no. Poi, quante mail abbiamo considerato? Abbiamo considerato una mail, due mail, tre mail, 4, 5, 6, 7, 7 email minimo, quindi 7 email. Quanti tag abbiamo considerato? Abbiamo considerato 1, 2, 3 tag. Forse ne potrebbero mettere più, però intanto ragioniamo con questo. Quante liste? La lista di opt-in, la lista di download, la lista di appuntamento preso. Quindi tre liste. Un calendario. Un prodotto. Un form. Un PDF che sarà poi l'ebook. E basta questo in prima analisi, ok? Per cui abbiamo creato lo schema, la mappa, abbiamo sviluppato quello che è la lista degli asset, andiamo a creare gli asset. Ti piace quello che sto facendo fino ad ora? Quindi questo è il mio account Kartra. Andando nell'account Kartra, io inizio a dire, vediamo quello che ho. Quindi, prodotto. Assistenza oraria, dai, utilizzo il prodotto che già ho, l'assistenza oraria di Kartra, che è l'assistenza che io ho. Quindi il prodotto diciamo che l'abbiamo. Poi se vado in My Membership e vado in File, io qui già ho salvato il documento che è questo, che è un documento. Grazie Claudia, almeno so che non sto parlando da solo. Questo è il documento, il link al documento che ho creato, che è un documento che poi chiaramente io alla fine di tutto quanto questa pagina la lascerò online. È un documento che è creato per dare supporto nel creare documenti che convertono. È un bel giochino, io lo utilizzo da tanto tempo, l'ho sviluppato studiandoci e leggendo e spero che possa essere utile a molti. Per cui il prodotto l'ho fatto, il PDF l'ho fatto e inizio a flaggare. Questo però me lo salvo il link. Nuovo documento, quindi PDF, ecco qua. Sapevi che potevi salvare i tuoi documenti dentro Kartra? Spero di sì. Vai dentro My Membership, ai file, gli metti una categoria e puoi anche leggere quante volte viene scaricato. Eh? Puoi leggere anche quante volte le persone hanno fatto il download per i tuoi documenti. Pagine. Iniziamo a creare le pagine. Per cui vado nel sito Stefano Benvenuti, creo una nuova pagina. Ho delle pagine preferite tra quelle che io ho fatto. Vediamo un po'. Grazie Rocco. Allora, partiamo da una pagina bianca, dai, visto che stiamo facendo, creiamo quindi
Qui lo mettiamo contenuti che convertono, CCCC lo chiamiamo, ok? Quindi come creare contenuti che convertono 5 volte, giusto? Come creare contenuti che convertono 5 volte, dai, gli diamo un nome che almeno è così strano che me lo dovrei ricordare. Opt-in, la categoria, creo una categoria ad hoc. Quindi manage my category, io qui creo CCC, CC. Ok, e questa è la categoria, fatto. La categoria la seleziono, dovrebbe essere sopra, eccolo qua. Il sito lo metto in Stefano Benvenuti. Perché lo metto in Stefano Benvenuti? Perché all'interno di Stefano Benvenuti ci sono una serie di informazioni, il pixel, il menu, che io voglio far apparire su questa pagina. Quindi ho creato questa pagina, pagina bianca, che adesso a me mi si visualizza con l'header e il footer che è in tutte le pagine carta. E se vado all'interno di Settings, io vedrò che il tracking code, ok, qui c'è un problema su Google Tag Manager, io ho tutti i file di tracciamento che già ho in tutte le altre pagine del sito. Però che cosa voglio fare qui? Allora vado in section, vediamo le mie sezioni preferite, se ho qualcosa che mi piace, potrei utilizzare ad esempio una sezione. Perché no? Una sezione come quella. Vediamo una sezione come questa, dove io la metto qui al centro. Ok. Quando crei una sezione, se vuoi andare a. Devo togliere questa parte. Se vuoi andare a risalvarla, cioè a ritrovartela in futuro, se vai qui sulla rotellina, clicchi sul cuoricino, Save Section as Favorite, te la ritrovi poi all'interno di sezioni. Questa cosa è comodissima perché non devi andare a ricreare da zero tutto quanto. Questo era per un corso che avevo fatto sul Black Friday. Vado a modificare la pagina, quindi Edit, cambio l'immagine. Aspetta che avevo creato. Tac. Vediamo quale immagine mi piace di più. Questo. Mettiamola prima, dai, che è più semplice. Oddio, pure questa non è male. Vabbè, dai, facciamo questo qui. Prima lo apro. Lo apro come anteprima. Gli tolgo tutto quello che non mi serve. Quindi, perché nell'immagine ci sono informazioni che non servono. Tipo tutto questo spazio bianco lo dobbiamo togliere. Edito, lo taglio, ok, e lo salvo. Ctrl Command S per chi utilizza Mac. Chiudo, ok. Progetto 1, ok. Upload image, ecco. Progetto senza titolo 1, ok, e l'ho preso. Lo sta salvando. Però gli ha preso lo sfondo. Che pizza, non mi piace quello sfondo. Scusate, ma. Oppure, guarda, facciamo così. Adesso, tanto per modificare, vado sulla sezione, tolgo lo sfondo. Lo metto bianco, così ho risolto più o meno. Anche se non è perfetto, però no, non mi piace proprio. Scusate, allora vado su Canva dove l'ho creato. Prima immagine, download, PNG, ok, sfondo trasparente. Solo della prima immagine, così facciamo pure un corso accelerato di Canva. Lo sta salvando.
Chiudo Canva, non mi serve più. Torno qua. Apro l'ultima immagine creata, ecco, infatti non c'è più lo sfondo, ok. Se avete domande, io vi leggo. Così, lo taglio e lo salvo. Benissimo. Ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Scusate l'attesa, ma con l'occasione ho fatto anche vedere come si toglie lo sfondo velocemente dalle immagini. Seleziona, questa la eliminiamo perché non ci serve. Se no c'ho troppa roba dentro e la riprendo. No, vado sul download. Eccolo, no, questo. Select, qui metto come creare contenuti che convertono. Mi raccomando, quando inserite un'immagine, mettete sempre l'alt tag. L'alt tag vi aiuta nel posizionamento per la SEO del vostro documento. Allora. Benissimo, chiudo. Ho tolto lo spazio, lo riduco l'immagine, un po' troppo grande, casomai, per la mia richiesta. Quindi cambiamo il colore, lo mettiamo nero. Nero. Tolgo, tolgo. Tolgo questo bottone. Ok, io qui dico ad esempio potrebbe essere, appunto, riprendo il titolo. Crea contenuti che convertono. Se scrivi registri contenuti per i tuoi clienti o contenuti, è importante che chi li legge, ascolta o guarda sappia sempre cosa fare in base a ciò che tu vuoi che faccia. Mantieni il controllo con un metodo provato centinaia di volte. Scarica ora l'ebook per conoscere i 10 punti che ti faranno creare contenuti che ti spiegano come creare contenuti che convertono. Ok, qui anziché ferma il tuo posto, ci mettiamo inviami l'ebook. Ok, il link lo mettiamo a un form che apparirà. E il form mettiamo, a me piace sempre questo, forse non a tutti piace, ma io penso che sia carino. Con il ok, qui lo personalizzo e metto 50% completato.
Colori metti i miei. Ok, contenuti che convertono. 10 regole da seguire in modo semplice per creare contenuti che convertono. Ok? Questa parte qui la elimino, tanto non mi serve. Edit figure, qui metto crea un nuovo form che poi dopo me lo ritroverò dentro. Questo gli do il nome CCCCC form opt-in. Dopo me lo ritrovo in form questo. Benissimo, apply. Done. Qui potrei mettere sotto una sezione già esistente, giusto per dargli spazio, no? Favorite blocks. Vediamo un po' chi ha avuto supporto, per cui qualche recensione che ho avuto e poi il libro che ho scritto, che poi anche quello che l'ho scritto con, no, vabbè, tanto non è importante, dai, solo le recensioni. Questa sezione qui la elimino. Ah, ecco, vedi come eliminare una sezione. Benissimo. Oppure chi sono io? Ecco, chi sono io? C'è una sezione che avevo creato molto più semplice, più breve. Eccolo qua. Benissimo. Allora, questa la pubblico. La metto sul mio sito, quindi quando la pubblichi, se hai un custom domain già attivato, questo qui metto come, anzi, CCC contenuti. Mettiamo così, contenuti, così me lo ricordo. Qui tolgo pure questa parte qui. E book. Gratis. Lo risalvo almeno se ha cambiato questa immagine. Close. Sì, adesso vado qua. Ho creato l'ebook. Ho creato la pagina. Benissimo. Ritorno qua. Cosa mi manca? La pagina thank you. Quindi vado in form innanzitutto CCC e lo devo modificare. Che dati chiedo? Nome. Lo cambio, se no verrebbe first name, e email address metto soltanto email, tutte e due obbligatorio. Avanti, tanto il submit viene sostituito dal tasto che ho creato. Single opt-in. Ah no, vedi? Change, aggiungo un nuovo campo. Consiglio a tutti di aggiungerlo perché è veramente il modo migliore per controllare di non avere spam. Captcha. Riscrivi il codice che leggi. Ok. Così faccio sia un opt-in semplice. Qual è la pagina? Posso mettere una pagina generica. Dovrei averne una. Grazie opt-in. Ok?
E sono le persone che fanno opt-in generico. Io ho creato una pagina generica, se no puoi crearla anche tu. Non mando, se vado qua, non invio nessun ringraziamento perché poi partirà la sequenza email. Assegno un tag. Sì, assegno un tag, devo creare una nuova categoria. Ok, quindi la categoria sarà esiste CCCC? No, la devo creare. Quindi crea una nuova categoria anche nei tag che è CCCC spazio trattino. Il nome del tag è ok, quindi CCC CCC CC ok, opt-in description lead a fatto opt-in al fatto opt-in, ok. Una volta selezionato lo metto dentro. Benissimo. Lista, devo creare una lista. Perché devo creare una lista? Perché io l'ho disegnato qui prima, no? Quindi ho aggiunto il tag e ho messo una lista. Quindi, quale lista? Qui non c'è la lista CCC, dovrò crearla, la posso creare direttamente qui. Nome della lista, crea contenuti che convertono. Come creare contenuti che convertono? No? Quindi, descrizione pubblica, come creare contenuti che convertono. L'aggiungo e lascio così, ok? Lo ringrazio e vado avanti. Creerò questo fo il form è utilizzato in un asset che è interno a Kartra. Per cui io a questo punto ho creato la pagina, ho creato la thank you page, ho creato il opt-in, ho creato la lista, devo inviare le tre mail di sequenza. Torno qua, vado in communication, vado in sequences, creo una nuova sequenza che chiamerò, indovina il nome, CCCC, download ebook, download ebook, ok, descrizione pubblica, sequenza di invio per lo scaricamento dell'ebook. Allora, dobbiamo andare a ragionare su qual è il trigger che fa partire questa sequenza. Secondo te qual è? Il trigger è le persone che hanno fatto opt-in. Quindi quando qualcuno fa opt-in, in automatico noi gli inviamo una mail immediatamente, right after, in qualsiasi giorno della settimana, inviamo la mail che chiameremo CCC. CCC, CC, mail 1, download ebook. La manderemo da Hello Stefano, benvenuti. Manda persone anche che non hanno dato accesso al GDPR, no, mandalo solo a loro. Chiunque arriva a questo punto può ricevere la comunicazione. Anzi, mandalo a tutti. Quindi, mandalo a tutti. Manda una singola mail. Volendo, potrei fare uno split, ma dovrei fare un contenuto apposta. E iniziamo a dire: grazie, nome cliente, nome lead. Ecco il tuo ebook e qui apri se vuoi creare contenuti che convertono. È importante mettere sempre una parte sotto, una sotto descrizione perché aumenta la conversione. Vado su avanzato perché ho dei modelli già creati, perché in Kartra se tu crei un modello te lo ritrovi sia nelle sequenze che nei broadcast.
My Templates. Vediamo un po'. My Templates. Vediamo un po'. Metto un template semplice. Questo è molto lungo. Forse se hai già ricevuto mail dovresti riconoscere parte di questi templates. Vediamo un po' questo, dai. Ok. In cui io gli dico ciao Pincopallo, ti scrivo questa email per inviarti il link di scaricamento del tuo documento. Scaricamento del ebook, lo schermo del ebook per che descrive come creare contenuti che convertono. Ok, buona lettura. Ok, gli mando anche la possibilità di iscriversi al gruppo di Carta Italia e anziché questi due bottoni metto un singolo bottone qua, tolgo questo e qui metto la personalizzazione con il mio colore, quindi mettiamo questo celestino, dove qui metto inizia a leggere. Sperando che converta di più di un clic a qui. Ok, qui metto il link, benissimo. Volendo potrei fare un test, me lo mando alla mail info@simsol. Ora l'ho mandata. Non voglio creare automazioni. Oppure sì, l'automazione è se la persona clicca il link, questo link, add, perché io devo registrare se una persona ha scaricato il link, quindi questo, la pagina non la farò più, l'altra pagina, perché non ne ho bisogno, perché le persone scaricheranno il PDF direttamente dalla pagina. Dalla mail, quindi questa qui la vado a eliminare e vado a portare le persone direttamente al tag. Quindi se scaricano vanno direttamente al tag. Ok, ho semplificato il funnel, meglio, no? Spero che sia semplice e chiaro quello che ho fatto. Per cui, in questo caso, se le persone scaricano, io gli attribuisco un tag, assegna un tag della categoria CCCC. Quale tag già esiste? No, crea il nuovo tag. Quindi il tag si chiamerà CCCC, C, ok, download. Il lead ha scaricato l'ebook CCC. CC, ok, quale categoria? CCCCCC, fa un po' ridere sto CCCC, però vabbè. Benissimo, quindi gli attribuisco e vado avanti. Create. Benissimo. Lo collego, lo attivo e lo clono. Perché lo clono? Perché ho detto che avrei creato 3 email. Gli dico dopo un giorno però. Quindi vado qua, se vado a modificarlo, tutto quello che sto facendo è chiaro per tutti quanti? Gli dico di aspettare un giorno, quindi wait number of days,
Cambio il nome, non sarà più mail 1 ma mail 2. Sempre lo stesso gateway. Ai ricipienti, cioè chi riceverà, non a tutti. Mandalo a quelli che non hanno il tag in CCCC OK download, perché se hanno già scaricato non gli devi mandare la mail. Ok? Se scaricano gliela mandi, ma se non hanno scaricato non gliela devi mandare. Con te sembra chiaro, eh? Spero che lo sia, dai. Poi tanto è tutto volendo. Sono arrivato tardi, ci sarà la registrazione del gruppo? Sì, ci sarà la registrazione sul gruppo. Però se vai qua, puoi andare poi a modificarla la mail. Per cui io metto di solito qui, magari solo il nome e gli diciamo, ce la posso fare, ok. Le email a volte si perdono, a me capita. Quindi adesso ho fatto un testo semplice in cui dico: ti scrivo questa mail per inviarti il link di scaricamento dell'ebook che descrive come creare contenuti. Buona lettura, gli do sempre lo stesso parte, gli dico prova Kartra con il mio link e iscriviti al gruppo privato di Kartra Italia. Ok, ho creato sempre, lascio l'automazione per cui se scaricano il lead gli si attribuisce il tag. Perché nella prima era impossibile, quindi lo attivo, ho cambiato solo il soggetto, la clono un'altra volta, magari questo, mettiamo il caso che non legge le mail tutti i giorni, la collego, ok? Ah, guarda che figata, una cosa che a me piace tantissimo, vedi qui c'è questo iconcina Arranged Item, lo clicchi e si mettono tutte allineate, cioè io mi amo un po' l'ordine, se no non fare questo lavoro di funnel o altro, però se vai qua è tutto più pulito, anche più semplice da controllare. La potenza è nulla senza controllo, diceva la pubblicità della Pirelli, no? Per cui aspetta un giorno, qualsiasi giorno, cambiamo il nome, questa qui sarà la mail 3. Apro la mail, anche in questo caso lascio, ah no, il gateway di mittente, ok, questo qui. Va bene, lascio bene, e lo Stefano benvenuti, avevo letto un'altra mail. Ok, non ha il tag CCCC. Ah, vediamo se mi è arrivata la mail. Eccolo qui, no? Ecco qua il test. Appare così. Inizia a leggere, semplice, dai, va bene. Ciao test, anziché ciao Stefano. Se clicco. Boom, si apre il PDF in automatico, che loro si possono scaricare senza andare a creare la pagina. Dai, abbiamo salvato uno step. Quindi vado qua, split test, la prima volta ho messo le mail, si perdono, qui metterò ultimo tentativo. Quindi qui ci scrivo, lascio così e lo salvo. Magari lo sai che faccio? Gli do un po' più di tempo, anche perché magari questo è una di quelle persone che non controlla le mail tutti i giorni. Gli dico di aspettare 3 giorni. Ok, c'è un moscone nella stanza dove sto lavorando. Spero che non si sentano i rumori. Benissimo, allora io ho creato quindi questa sequenza che all'improvviso quando la persona si iscrive manda subito una mail, il giorno dopo la prova a rimandare e dopo 3 giorni prova ancora. Se la persona scarica il documento si stoppa, cioè o meglio salta e non va e quindi se salta andrà direttamente qua. Dove è entrato? Qui aspetta, lo metto sotto, lo collego al complete, cioè gli faccio chiudere la campagna activate, ho creato la sequenza. Quale sequenza, quale parte ho creato? Questa parte qua, perché il funnel, le campagne sono create a volte da più sequenze. Ora a questo punto le persone sono arrivate qua. Se fanno download, noi dobbiamo proporgli di fissare una call. Andiamo a farlo.
creo un'altra sequenza e la chiamo CCC, CC, 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, ok, spazio, fissa la call, quindi proponi la call gratuita. Sto pensando che però devo creare la pagina per fissare la call. Per cui, innanzitutto creo la starting rules. E qual è la starting rules secondo te? La starting rules è avere il tag che ha scaricato, perché solo quando ha scaricato tu puoi fare riferimento a dei contenuti che trovi all'interno della mail. Io adesso esco da questa sequenza, ritorno in My Pages e voglio creare una pagina per fissare un appuntamento. Ora io la pagina già ce l'ho, ok? La pagina io già l'avevo creata. Qual è la pagina? È questa. La apro prima qua e poi te la faccio vedere internamente. Il calendario l'ho inserito all'interno di una pagina dove le persone possono andare a prendere il loro appuntamento. Anche qui ho messo una serie di recensioni, di testimonianze di persone a cui sono stato di supporto. Chi sono io? Gestisco i podcast, ho diverse attività, sono autore del libro Alta Fedeltà e all'interno però c'è un aspetto, cioè se le persone vanno in questa pagina. Quindi tu dovrai creare una pagina, all'interno inserire il calendario, Xbox, ok, sarà attivo quando pubblichi la pagina, ok, e all'interno mettere il calendario, disegnarlo come ti pare, ma soprattutto in settings, in page redirect, qui dovrai mettere un tag, cioè se la persona ha già il tag Ah, perché c'è quella parte qui che devo togliere. Facciamo una cosa, train code. Lo tolgo. Tolgo il tag manager, se no non me la fa salvare. Ok, salvo. Ok, train code, vado in page redirect. Se io qui ho messo già ta ta ta, fissa un appuntamento, ok? Cioè quindi sta fissando un appuntamento gratuito nel mio calendario. Se fissa un appuntamento gratuito all'interno del mio calendario, il sistema lo manda su una pagina esterna. Lo manda, anzi, su una pagina. Aspetta. Redirect appuntamento gratis, eccolo qua, che ora poi ti farò vedere. Scusate, mi sono perso mentre descrivo questo. Allora, un'altra cosa che ti faccio vedere, ho modificato la pagina. Ora, se io faccio export site to site, tracking code su tutte le pagine del sito, in modo tale che l'errore l'ho risolto in una pagina e lo applico, la soluzione l'applico a tutte le parti interne del mio sito. Ok, per cui.
ho creato una pagina che se una persona ha già il tag che ha avuto l'appuntamento, in automatico viene indirizzato da un'altra parte. Quindi io, ritornando qua, le persone, ho creato la pagina, ho una pagina di thank you page che ora ti mostro. Oppure mi sa che utilizzo il ringraziamento del calendario direttamente. Ora lo andiamo a vedere. Quando vanno qua, vengono taggati, fanno parte di una lista. Se hanno già un tag, quindi non qua, no, anzi, da qua, scusami. Se hanno già un tag, vanno ridirezionati verso l'acquisto. Quindi io sono, ritorno qua. Pubblico direttamente. Ok. Esco da qua. Se loro invece hanno già comprato, hanno già avuto la call gratuita da parte mia, io li mando in un'altra pagina che è questa, in cui gli dico se vuoi puoi comprare direttamente. Mi dispiace molto, se stai vedendo questa pagina significa che secondo Cartra hai già usufruito della call gratuita e via dicendo. Detto questo, io chiudo. Quindi io ho creato questa pagina, ho creato anche questa e in automatico dentro c'è la pagina di acquisto, la pagina di ringraziamento. Ho la pagina di ringraziamento, vediamo, vado su My Calendar, vado su calendario Stefano Benvenuti, edit, success, si trova qua l'indicazione della pagina, quindi salva, salva, registrazione, ok, success page, ok, faccio mostrare un messaggio, per cui anche in questo caso andiamo a modificare questa parte, non esiste più. E questi si collegano qua. Quindi il tag si collega qua. L'abbiamo semplificato. Quindi da 6 pagine siamo scesi a 4 pagine con la semplificazione. Per questo è importante avere un elenco di asset, perché in questo modo tu capisci anche nel tempo come andare a semplificare il funnel, perché non è detto che un funnel che funzioni sia complesso o abbia tante cose. A volte i funnel che funzionano meglio sono anche i più semplici. È molto più difficile semplificare. A complicarsi la vita sono bravissimi tutti quanti, ok? Per cui io adesso ho anche il prodotto, perché è la mia consulenza, per cui che succede? Vado a Ritorno nella mia sequenza che stavo creando prima, fissa la call, in cui io dico, ad esempio, se hai domande, se avete domande, questo è il momento di tirarle fuori, eh? Quindi questa prima sequenza viene inviata tutte le volte, qui metto CCCC, 3, 4, 5, 5, quindi è fissa la call mail 1, la mandi sempre da hello. Se tu hai dentro Kartra salvato una mail ma vuoi cambiarla, è semplice, basta che quando fai su send from la cambi là, lui te la memorizza, la mandi a tutti, mandala, a chi la mandi? Avevamo detto che c'erano qualche limite, ma questa a tutti, la prima mail a tutti, manda a chiunque raggiunga questo step. Perché tanto se già l'ha chiesta la call, è il sistema che lo ridirizza da un'altra parte. Il contenuto, ritorno su Advanced, riprendo il mio template, quello che avevo utilizzato prima. Era quello con la parte sotto questa, se ricordo bene, però più corto. Pensa che dovessi... Ok. Magari utilizzo questo con le immaginette mie. Perché la call la deve fare con me.
Questo lo tolgo. Ho sbagliato. No! Mi ha fatto uscire, non mi ha salvato la parte delle mail. Vedi perché ogni tanto conviene fare salva? Quindi mandalo subito, in qualsiasi momento. Quindi qui abbiamo detto CCC 3, 4, 5. Fissa la call mail 1. Ritorno e cambio in hello. La mandi a tutti. Aggiungi, avanti, split test singole mail. Modello email, my template, ritrovo quello di prima. Ok, era questo. Così evitiamo, ok, evitiamo problemi. Per cui io qui gli dico, inizio a parlare del contenuto, per cui cosa te ne pare dell'ebook? E qui magari dico, ciao Mario, hai già sfogliato l'ebook, come avrai notato, è strutturato con una serie di domande pratiche che ti aiutano a creare il tuo contenuto in modo semplice ma completo. Se dopo averlo letto vuoi parlare del tuo progetto con me, mi farebbe molto piacere. Come Kartra Expert posso esserti utile e la prima call è sempre gratuita. Clicca sotto per controllare le disponibilità nei prossimi giorni. Ok? Quindi gli ho detto guarda nei prossimi giorni. A questo punto, primo appuntamento era questo, prendo il link, vado qua, clicco, metto il link e qui anziché ascolta qua, scrivo controlla la disponibilità. Ok. Ah no, non so perché appaiono. Ah, qui ho messo la V, autocontrollo. Ok. Cosa te ne pare dell'ebook? Lo tolgo dal maiuscolo, metto il nome perché aumenta l'apertura col nome. Cosa te ne pare dell'ebook? Hai già letto le prime righe. Ok. Devo automatizzare qualcosa? Quindi lo fa lui direttamente. Se apre il link, diciamo, in questo caso no. Però nelle successive, quindi in questo caso io la metto qua, l'attivo. La clono, cosa cambia dalla prima alla seconda mail? Il fatto che se lui ha già fissato l'appuntamento, io non gliene mando un'altra. Perché
Perché intanto ci saranno poi tutta la parte di automazione. Ok, quindi qui cosa cambio? Mail 2, vado avanti, la faccio arrivare il giorno dopo. E questo è il trucchetto, eh? Il fatto di escludere chi deve ricevere, non solo includere, ma escludere chi deve ricevere. Quindi automation, qui metto se qualcuno... Non è che sia il link, no, non posso metterlo direttamente perché lui mi dice se qualcuno ha il link, però potrei mettere qui il chiudo, ok, lo attivo, diciamo che ho inviato due mail, ho creato quattro, in questo caso ne sto inviando due. Metto completa, per cui ho chiuso la mail. Ti faccio vedere un'altra cosa. Ok, l'attivo, l'allineo. Io voglio, perfetto, ho salvato tutto. Io voglio che se qualcuno ha preso l'appuntamento, esca da questa sequenza. Come faccio? Dentro la sequenza direttamente non posso, ma qui c'è una funzione automation. Io qui creo una nuova automazione. E metto nuova automazione. Se ha il lead è inserito il tag. Stefano, benvenuti. Dov'è? Ok. Fissa appuntamento. Quindi se ha fissato l'appuntamento, allora in questo caso, then disiscrivilo dalla sequenza CCCP download fissa la call. Che è successo? Se la persona ha prefissato l'appuntamento, vado direttamente a toglierlo dall'invio di queste mail. Ora io quello che ho fatto lo vado a inserire in una campagna, perché l'ultima parte che volevo fare era questa, per cui campagna CCCCC. Lista contatti e call. Campagna per distribuzione ebook e fissare una call gratuita. Come immagine ci metto l'immagine che ho trovato prima, ho questo, anzi no, questo qui che era, mi piaceva. Ok, va bene, vado avanti. Se cancello i contenuti, allora prodotti. I prodotti sono quelli che io vendo all'interno del sistema. Liste, ho creato una lista che si chiama CCC. Mi viene in mente che l'ho creata la lista per quando fanno download, ho creato solo il tag. Va bene, il tag infatti download li ho messi nella lista, quindi non è più due, tre liste, ma le liste saranno due. Quindi avrò CCC, opt-in, download, ma avrò anche la lista, il tag, perdono, Stefano, benvenuti, fissa la call, fissa appuntamento. Le pagine,
Le pagine nel sito Stefano Benvenuti che fanno parte di questa campagna sono CCC Opt-in. Stefano Benvenuti, le pagine saranno Grazie Opt-in. Ok. Ci sarà anche la pagina. Sempre Stefano Benvenuti, quella dell'appuntamento. Primo appuntamento gratuito. Stefano Benvenuti. Redirect nel caso in cui la persona acquista. Giusto? Quattro pagine. Le sequenze ho questa e questa. I form ho il form CCCC, form opt-in. Automazione ho. Ok. Calendario fisso. Il calendario, Stefano Calendar, ok. Tutto qua. Ora questa lista di asset, due prodotti, ci sarebbe uno solo, ma uno è il sottoprodotto che non posso eliminare. La lista, una sola, tre tag, quattro pagine, due sequenze, un form, un'automation, è quella, lo lascio privato, contiene tutto quello che mi serve per gestire questo funnel. Per cui in un'oretta, un'oretta e un quarto, oggi mi sono allungato un po', ho creato quello che è un funnel per creare contatti, per cercare di fissare appuntamenti. Per cui le persone, partendo da qua, cliccando su inviami l'ebook, aspetta che lo aggiorno perché non si è caricato il form nuovo. Partendo da qua, contenuti, cliccando sul form, Stefano, il codice questo qui sarà 1BTJL, accetto e accetto, segna app, lo devo correggere. La tua richiesta è confermata, il contenuto di quello che hai richiesto è in volo, ok, per cui ti invito ad andare sul corso, per cui la persona ora dovrebbe ricevere una mail, andiamo su, pardon, sulle mie mail, mi dice che qualcuno si è iscritto, vado qua. Ok, mi informa di tutto e da qui a breve riceverò anche direttamente la mail, la mia mail. E questa cosa è utile, questa cosa è fondamentale perché, per ritornare a noi, siamo partiti da una strategia e l'abbiamo realizzata in un'oretta e 20, un'oretta e un quarto. Io spero che ti sia stato utile e soprattutto voglio concludere ripartendo da dove avevo interrotto, quindi ti ho spiegato come si crea un funnel, ma soprattutto se tu anche hai bisogno di mio supporto, chiedi la call, vai su stefanobenvenuti.com/appuntamento, fisseremo un appuntamento e parleremo di quello che è la tua strategia.